Ciao a tutti amici ed amiche, benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, voglio farvi vedere come fare il panettone con la ricetta Morandin. Io l'ho fatto, mi è piaciuto, anche se il procedimento è un po' diverso dai soliti panettoni, quindi ci vuole un pochino più di attenzione, però il risultato è ottimo. Il sapore mi sembra perfetto, quindi se volete seguitemi in questo video. Allora, qui ho preparato tutti gli ingredienti del primo impasto, li trovate scritti all'inizio, il secondo poi vi metterò le altre descrizioni quando inizio. E quindi adesso, questa è la mia pasta madre, vi metto anche il link per la preparazione della pasta madre, che bisogna rinfrescarla 3 volte nello stesso giorno. Allora, inizio a mettere l'acqua in planetaria, ci metto lo zucchero. E vado, lo sciolgo un pochino così o direttamente se volete con la foglia, però lo facciamo a mano. Poi va messa subito la pasta madre a pezzettini in questo modo. Naturalmente io qui qualche taglio lo faccio perché sennò altrimenti sarebbe lunghissimo questo video. E poi si mette direttamente la farina e i tuorli come da ricetta del maestro Morandin. Ecco qua, li sciolgo un pochino. Ok. Dopodiché vado ad accendere e faccio girare. All'inizio faccio girare piano. E poi aumento la velocità. Ok, in questo modo. E qui bisogna portare ad incordatura, quindi ci vorranno 15 anche 20 minuti. Non facciamo scaldare l'impasto. Io prima di iniziare la ciotola l'avevo messa diverse ore in frigo. Vedete, non fate caso all'impasto che si adagia, vedete? Sembra diventa, fa dei vari passaggi, diventa tipo crema, però continuiamo a girare, piano piano poi vedrete che cambia aspetto. Vedete, è ancora cremoso. Ci metto il malto, scusate, andava anche prima il malto, e continuo ad incordare. Praticamente è rimasto il burro a temperatura ambiente, deve essere molto morbido, e la seconda parte di acqua. Poi vi farò vedere perché io poi alla fine non l'ho messa tutta, mi sembrava un po' troppo morbido, quindi ne ho messa una metà di quella dose. Bene, continuo per portare ad incordatura. Allora, qui ho il burro a temperatura ambiente che si continua ad ammorbidire e l'acqua, però dobbiamo fare incordare per benino. Prima di andare avanti bisogna farlo incordare. Quindi con un po' di pazienza continuiamo a girare. Ogni tanto stacco l'impasto da sotto, lo giro e continuo a girare. Allora, sì, in questo modo. Vedete, sta cambiando aspetto, però ci vuole ancora, bisogna ancora girare. La difficoltà di questo impasto sta tutta a far incordare all'inizio. Perché mettendo tutti gli ingredienti, i passaggi, come avete visto, sono diversi da tutti gli altri panettoni.
Quindi continuo a girare. Naturalmente non dovete far scaldare l'impasto, quindi il mio la ciotola era bella fredda, anche il gancio. Misurate la temperatura con un termometro. Se si dovesse scaldare, vi fermate. Io ogni tanto mi fermo e sposto, faccio riposare un attimo. E dicevo, se si scalda, appoggiate un attimo in frigo. Allora, adesso comincio a mettere un po' di acqua perché non è proprio tanto incordato. Fatelo incordare di più. Guardate, poi gli errori che ho fatto io alla fine ve li trasmetto. Deve essere proprio bello incordato prima di cominciare a mettere burro e acqua. Il mio doveva girare ancora un pochino di più. Vabbè. Ho avuto fretta, ma non avete fretta, quindi fate incordare e poi iniziate a mettere burro e acqua. L'acqua non l'ho messa tutta, devo dire, perché lo vedo abbastanza morbido. Non l'ho messa tutta, quindi anche voi regolatevi di conseguenza. Ok, continuo. Ho messo tutto il burro, continuo a girare. E comunque i tempi sono presso a poco una mezz'oretta, perché io ho tagliato, non potevo annoiarvi, anche perché poi ci devo parlare sopra e quindi il video diventerebbe troppo lungo. Ogni tanto controllo, vedete, sta incordando, adesso si arrotola. Però ecco, ho visto un bel video del maestro Rolando Morandini e sua figlia Francesca, dove spiega molto molto bene tutti i passaggi di questa incordatura, di questo impasto. Cercatelo se volete, è molto interessante. E quindi sì, forse dovevo incordare di più all'inizio, sicuramente. Spero che non veda mai il mio video, non credo che ha tempo di guardare i miei video, il maestro. Mi piacerebbe tanto fare un corso con lui, però. Pazienza. Allora, guardiamo intanto adesso l'incordatura, vediamo se c'è il velo. Io direi che mi fermo. Forse si strappa, forse un altro pochino. Lo faccio girare un altro pochino. Beh, direi che va bene così, dai, se non lo scaldiamo troppo. Ok. Allora, l'ho versato sul piano di lavoro e lo lascio rilassare 10-15 minuti. Vediamolo ancora. Sì, va bene, adesso va bene. Però è importante farla prima del burro questa incordatura. Io forse dovevo incordare un pochino prima. Va bene, ok. Quindi proseguo, faccio qualche piega così e poi pirlo. Pirliamo. Se volete con il tarocco, altrimenti con le mani così, in questo modo. Pirliamo soltanto una volta, poi lo vado a mettere nel recipiente dove starà a lievitare tutta la notte. Che abbiamo iniziato questo impasto in serata. Oh, scusate, qui mi sono dimenticata di togliere il rumore di sottofondo. Lo metto in questo recipiente così posso misurare bene, c'è ancora il segno di un altro panettone. Lo copro e deve triplicare, questo impasto deve triplicare, quindi deve raggiungere 3 volte il suo volume. Se avete una cella di lievitazione, io me la sono fatta imprestare dal mio cognato come al solito e l'ho messo in cella. Ed eccolo qua il mattino dopo. Dicevo, se non avete la cella di lievitazione, accendete la lucina nel forno spento e lo lasciate là. Comunque, oppure accendete il forno a 30 gradi, scusate, a 30 gradi, poi spegnete e lo lasciate là.
Allora, ho sgonfiato l'impasto e adesso lo metto nella ciotola che era già fredda perché l'avevo tenuta in frigo. Ce lo verso dentro e poi devo portare a raffreddamento l'impasto perché sennò altrimenti partiamo che già è caldo. E quindi lo appoggio, questo va appoggiato in frigo, coperto naturalmente, almeno 30 minuti. Eccoci qua, passato il tempo, riprendo l'impasto, ci butto subito la farina e faccio amalgamare bene riportando ad incordatura. Anche qui è importante riprendere l'incordatura, quindi tutto il tempo che ci vuole, 10 minuti, 15, il tempo che ci vuole, ma l'impasto deve essere incordato perché poi anche gli altri ingredienti vanno messi insieme. Come al primo impasto. Ok. Io farò dei piccoli cambiamenti sugli aromi che poi vi dico, però voi rispettate gli ingredienti che ho scritto al secondo impasto, che sono quelli originali. Continuo a girare. Sul mio canale trovate altre ricette di panettoni e anche pandoro, c'è quello di Pepe, del maestro Alfonso Pepe, ahimè, che ci ha lasciati, c'è Giorilli, quindi quest'anno farò soltanto questo perché sul canale ci sono, non credo che ne farò altri. Quindi se volete andate lì, li cercate, andate a vedere, c'è proprio una playlist. Sul Natale. Allora, controlliamo un attimo, ma mi sembra che dobbiamo girare un altro pochino. Sì, faccio girare ancora un pochino prima di mettere il resto degli ingredienti, quindi lo zucchero, i tuorli e il burro. Giro ancora. Qui, vabbè, ho tagliato. Però comincio a mettere lo zucchero. Io sono abituata a mettere un po' per volta, mi sembra strano metterlo tutto insieme, però vabbè, la ricetta è questa. Quindi metto tutto lo zucchero, il sale, continuo sempre a girare per mantenere l'incordatura. E poi metto anche i tuorli, guardiamo un attimo. Guardate, io al contrario della ricetta che dice di mettere soltanto i semi di vaniglia, io l'ho inseriti dentro pochissimo miele, però la ricetta originale non lo richiede. E poi ci metto questa pasta di arance mappoca, come avete visto. Perché l'avevo fatta per un altro panettone e è talmente buona che ce la metto, anche se non è prevista, io ce la metto, che il maestro mi perdoni. Quindi diciamo che ho personalizzato un pochino la ricetta. Adesso metto i tuorli e vado a girare. Però ecco, se volete fare la ricetta perfetta, seguite gli ingredienti che ho messo, perché la ricetta è quella. Questa pasta d'arancia è talmente buona che non ho resistito e l'ho messa. Quindi adesso giro per riportare tutto in incordatura. Ogni tanto mi aiuto con una paletta e continuo a girare. Naturalmente ogni tanto controllo anche per non far scaldare troppo l'impasto, bisogna sempre controllare se si scalda troppo, non dovrebbe superare 24-25 gradi l'impasto,
ci fermiamo e appoggiamo un attimo in frigo. Quei pezzettini gialli, naturalmente la pasta d'arancia che ho inserito, non ho messo ancora i canditi. Io ho fatto anche i canditi, li ho fatti io, quindi è tutto bio a parte l'uvetta che l'ho comprata, naturalmente l'ho comprata una marca buona che prendo sempre. Allora, controlliamo il velo. Quei puntini neri sono i semi di vaniglia, perché prima di inserire le sospensioni dobbiamo controllare l'incordatura. Vediamo un pochino. Eh sì, io direi che ci siamo. Magari faccio girare un altro attimo. Giriamo un altro pochino. E poi mi fermo. Questo video sta venendo lunghissimo, non so più nemmeno che cosa dirvi. Vediamo. Ok, è un bel velo, no? Va bene, possiamo inserire adesso le sospensioni. Quindi mettiamo l'uvetta. Io adesso sto facendo così, ma ci ho pensato, potevamo anche mischiare prima insieme uvetta e canditi, vabbè, non fa niente, ormai è andata. Sarebbe meglio, sì, così si distribuiscono meglio, sì, non ci ho pensato. Faccio girare piano per amalgamare bene. I miei canditi sono un pochino tagliati grossi, li potevo fare anche un pochino più piccoli, però va bene così. E per rispondere ad un'amica che mi ha detto, ah scusate, mi sono fermata e ho appoggiato 10 minuti, ho lasciato 10 minuti in ciotola, dopodiché ho versato sul piano di lavoro e lasciato così all'aria aperta 15 minuti. E dopo 15 minuti faccio le pezzature, io ne farò 2 da 500 grammi, quindi peso, aggiusto il peso di 500 grammi, che sarà di più di 500 perché l'impasto è più di 1,1 kg, 1,150 kg mi sembra. Dicevo che i miei canditi fatti con la mia ricetta, che trovate, poi ve la metto sopra al limite, non vengono duri, mi rimangono morbidi, perché mi diceva che bisognava usare un altro metodo, ma io li faccio così perché li preparo poco prima di fare il panettone, non è che me li tengo i mesi, e quindi si mantengono morbidi. Ok, allora adesso pirliamo i pezzi, facciamo una pirlatura così, anzi di pirlature ne vanno due, vanno lasciati poi riposare e pirliamo poi di nuovo. In questo modo, naturalmente, se volete farne uno da 1 chilo va bene. Io ne faccio due, così uno lo posso aprire perché sono curiosa di vedere come vengono e di sentire il sapore soprattutto di questa ricetta. Ok, prima pirlatura, lasciamo riposare così all'aria 15 minuti e poi facciamo la seconda pirlatura. In questo modo, vedete, spingo con la mano, anche questa è una pirlatura alla Morandin. Ok. E quindi li vado a mettere nei pirottini. Questa volta userò questi alti. Gli altri panettoni avevo usato quelli bassi, adesso voglio provare questi alti. Pirlo ancora quest'ultimo. Ecco qua. Allora, anche adesso scegliete il modo, se non avete l'ascella di lievitazione, li mettete in forno con la lucina, il forno spento naturalmente, con la lucina accesa. Io li adagio, li metto sopra una tiella, non li metto a diretto contatto vedete, c'è la grata, che sennò si scalderebbero troppo sotto. E poi comunque questa cella io ogni tanto stacco la spina perché non mi va che lievitano troppo
che sia troppo caldo. E comunque ci è voluto tantissimo per lievitare, proprio tanto. Alla fine sono andata, ho fatto le ore piccole. Vedete, qui dovevano ancora salire un altro pochino, ma era mezzanotte. E quindi ho proceduto. Ho fatto una croce, ci ho messo dei pezzettini senza scarpare. Se volete, fatelo. Ci ho messo il burro ed ho infornato. Ora mi metto le procedure della cottura. Ed eccoli, naturalmente ho fatto le due, perché non arrivavano, non crescevano mai, non lievitavano più di tanto. Ma sono lievitati perché si vede che stanno crescendo. Vedete, uno è un pochettino più alto, l'altro di meno, forse perché ho messo meno impasto. E quando inforniamo questi lievitati stiamo sempre con l'ansia, l'ansia da lievitazione. Io direi che mi posso accontentare, vanno bene. Adesso l'ho tirati fuori e li ho infilzati con gli appositi ferri. Scusatemi, si sta togliendo la voce. E poi li ho capovolti, li ho lasciati tutta la notte a testa in giù. La mattina dopo, eccoli qua. Questo che è cresciuto di più, diciamo che era più in pasto. Lo incarto, lo metto dentro il cellophane con una spruzzatina di alcol. L'altro l'ho aperto e ci abbiamo fatto colazione. Sì, lo so che non si aprono subito perché debbono anche asciugarsi un pochino, ma io ero curiosa di vedere com'era. Diciamo che ho messo anche troppo sospensioni, però è bello, bello ricco così. Morbidissimo. È morbidissimo. E adesso l'assaggio. Guardate i miei canditi. Ragazzi, è buonissimo, è buonissimo. Mio marito ci ha fatto colazione e ha detto che è veramente speciale, molto molto buono. Bene, io spero di aver spiegato bene tutti i passaggi. Spero di non avervi annoiato, soprattutto perché è un video molto lungo, però è importante vedere, seguire bene tutti i passaggi, quindi guardatelo e riguardatelo se volete fare questi panettoni. Ciao a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao, ciao, ciao.